Siamo in via dei Tribunali in compagnia di Gino Sorbillo. Un antico detto recita: dietro una grande pizza c'è un grande pizzaiolo. Tu confermi la regola, anche perché vieni da una famiglia di grandi pizzaioli? Sì, in effetti il pizzaiolo è sempre una persona molto sensibile, molto innamorata del proprio lavoro. E già lo si vede dal fatto che quando ti dà la pizza non ti dice ti piace la pizza, ti dice sempre ti piace la mia pizza, e questo crea veramente dimostra veramente un legame molto forte che il pizzaiolo ha con il prodotto che crea con le sue proprie mani e su cui poi sceglie gli ingredienti speciali da metterci sopra. Io ti incontrai una bocca rossa con una cerasa, bella profuma di frunniro. Siamo in via dei Tribunali in compagnia di Nunzio Cacialli. Nunzio, c'è stato un presidente americano, Clinton, che ha assaggiato una pizza particolare. Ricordi dove si è recato il presidente? Il presidente ha mangiato la pizza qua nella pizzeria di Matteo, via Tribunali 94. E niente, si è messo un bancone e ha mangiato una pizza fritta e una pizza al forno. E basta. Come ti è sembrato il presidente? È stata una cosa immemorabile, diciamo, una sorpresa che noi non ce l'aspettavamo neppure. D'altronde qui c'è sempre molta gente, quindi hai molta considerazione, ma come fai a tenere tante persone qui nella tua pizzeria, a fidelizzare tanta gente? Niente, poi purtroppo è una famiglia che facciamo, lavoriamo per i ragazzi per farli stare a lavorare, non metterli in strada. E cerchiamo di fare tutto quello che possiamo fare nel nostro locale.